cos'è l'assistente allenatore biancorosso al termine di una partita vinta da Piacenza contro una Reggio Emilia che però non sei mai data per vinta dall'inizio alla fine? Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, oltre al fatto che giocare in casa loro è veramente difficile, tutte le squadre sono andate in difficoltà giocando in casa loro, per di più noi venivamo da una sconfitta comunque sappiamo com'è finita e quindi anche psicologicamente non è facile risollevarsi da una partita del genere. I ragazzi sono stati molto bravi a stare concentrati, infatti abbiamo ottenuto un'ottima media da 2 punti, siamo stati bravi a stare lì con la testa e non innervosirci, perché comunque Reggio Emilia è una squadra che ti fa molto innervosire, ti fa fare molti falli, quindi direi che la presa è andata molto bene, i piani sono andati bene. Con Tommaso Tempestini parliamo della partita con Reggio Emilia, non è stata semplice, Reggio ha dato tutto dall'inizio alla fine, bravi però voi, quali le chiavi? È stata sicuramente una partita molto dura, molto fisica, dovevamo stringere in difesa perché comunque dovevamo togliere le loro sicurezze, sono comunque, hanno tanti punti nelle mani, con i lunghi, con Pugi, Cappelli, sono un po' atipici perché tirano un po' da 3 punti. Dovevamo non farli correre, siamo riusciti bene nell'intento, è stata una battaglia perché comunque Reggio Emilia ha dato veramente tutto per questo match, siamo riusciti a portarlo a casa, siamo molto contenti perché comunque sono 2 punti, anche se possano sembrare quasi scontati, invece sono importantissimi per il continuo della classifica e perché comunque venivamo da una sconfitta che ha bruciato, inutile e nasconderci dietro un dito, ha bruciato e quindi dovevamo subito riprendere la corsa per i nostri